Allora, per questa daily, il mio obiettivo è semplicemente non morire, perché non sono in condizioni di giocare benissimo, ma sono in condizioni di giocare, ok. Potrei pentirmene di questa scelta, ma è la mia scelta. Sono belle le munizioni, però anche il danno non fa schifo. Dovrei entrare qui. Perché solo a controllare. Se trovo una roba tipo Technology o Brimstone, meglio Technology forse. Che Brimstone ci mette tanto a caricare, però insomma, qualcosa che compensi la lentezza e faccia buon uso del danno. Ok. La pillola la uso dopo. Di nuovo questo. Però stavolta abbiamo i mezzi per combatterlo, cazzo. Allora, danno è buono. La pillola è un gulp che non è male. Ho una sola bomba, non vorrei usarla. Quindi andiamo avanti. Idealmente dovrei fare anche la boss rush. Sto cercando di non pretendere troppo da me, però ci vorrei almeno provare. In alternativa, se trovo tanti tanti cuori rossi, posso usare la sacrifice. Sono sempre convinto di avere i colpi spettrali. Brutto errore. Buono, un po' di tears le gradisco. Buono anche quello. Poi me la penso la storia della Sacrifice. Vediamo come si svolge la questione. Ma mi sa proprio che lo farò. Addirittura, ok. Fantastico, la uso la Sacrifice.
Me ne frega niente, secondo me è una buona idea. Forse non serve. Non so, sono indeciso. Perché i cuori ce li ho. Potrei anche combattere l'angelo con tutto sto danno. Tanto che importa, se prendo qualche colpo succede niente. Ci sei? Che la faccio sta cazzata. Cos'è che devo fare? Non si Poteva andare un po' più di culo con i cuori, ma va bene. Nel senso, potevo dropparne. Posso ancora dropparne qualcuno. Ok, questo lo gradisco. Sto perdendo tempo prezioso e non sta funzionando granché, però. Penso che mi userò l'ultimo. Bene. Sarebbe stato utile se fosse stato utile. Dove sarà la pillola? Mi sono dimenticato. Questa è una combo portentosa di suo. Perché shot speed bassa con homing e aura funziona alla stragrande. In più posso decidere di sparare un po' in diagonale se voglio. Lì dentro non mi conviene entrarci, soprattutto non adesso. Bomba infinita, è buono. E allora far saltare questo non credo serva, quindi non lo facciamo. Qui ci entriamo. Poter portare due attivi. Oppure il fanny pack. Non sono convintissimo, ma magari tornerà utile. Non sono convintissimo perché ancora non abbiamo neanche il primo. Figurarsi, pensare al secondo. Non posso perdere troppo tempo, ma sarebbe buona norma sfruttare le bombe infinite.
parte che non ho chiavi per... per la treasure. C'è una chiave qua ma non la posso prendere. Bella merda. E non ho abbastanza soldi per comprarmene una. Però non ho trovato ancora la secret. Cazzo. Allora facciamo così. Chiave e pure sconto. Ci compriamo anche sta carta. The Moon. The Moon è buona. La usiamo a breve. Non male. Beh, mi ha dato delle chiavi. Avrei gradito saperlo prima. Up. Dai, andiamo. Che palle. La zecca no. Aiuto. Non ho preso danno per miracolo. Oh, ho sbagliato. Buono, questo lo voglio e... ah, ci sei? E anch'io mi stavo chiedendo dove fossero finiti gli attivi, onestamente. Andiamo. Ci sono, non potevo scrivere, ok. Io mi tengo il cuore marcio, non ci entro nella course. Anzi, vorrei correre il più possibile. Schifo, ma letteralmente meglio di niente. Questo è buono. Allora potrei cercare lo shop, ma non mi sembra una grande idea. Potrei cercare la secret, ma va, guarda te. Non mi dispiacerebbe affatto, mi dà anche un pezzo di conjoined. Quindi la secret sarà qua. Non è qua, sarà qua. Ok.
Facciamo saltare questi due. Ci mettiamo un pochettino le chance di patto e ci andiamo a fare il boss. È l'unica. Dovrei riuscire a farcela. Per un pelo. Aumento di vita, niente patto, ci accontentiamo. Adesso dovremmo cominciare ad andare più spediti, che è un'ottima cosa. Vabbè, facciamo la stanza grande. Evitiamo possibilmente di prendere danno. Questo cuore marcio più dura meglio è. Poi onestamente, vista la situazione, mi sembra un'ottima aggiunta. Cioè, oddio, non un'aggiunta da tripla A, però un'aggiunta da B forse. Sono sempre più occhi in fondo. Però seriamente sto cominciando a sentire la mancanza di un attivo. Posso entrare, ho droppato una bomba, non l'ho presa. Magari ritorno dopo. No. No, non vale la pena fare magheggi strani lì. Il tempo non abbonda, quindi non posso permettermi di fare quella cosa. Chiedino al negozio ci sta. Prendiamo l'aumento di danno. Facciamo saltare questo. Prendiamo questa. Ce la useremo da Ash possibilmente. E continuiamo a correre. Perfection? Perfection. È un po' che non prendo danno, me l'aspettavo. Oddio, non è che... Aspetta un attimo. Tento un pochettino anche sta pillola. Purtroppo non è un gulp. Vabbè, prendo Perfection. Anche se non mi aspetto di farlo durare troppo a lungo, però lo prendo intanto. Qualcosa potrebbe fare di buono. Mi spiace lasciare l'altro, che comunque aiutava. Qua la gradirei tantissimo la matita. Ah, questi. Ok.
Questo è il piano di mamma. Giusto, giusto. Culo che non mi ha fatto il brimstone, me ne ero dimenticato. Ok. Rimango così, così mi proteggo il patto che ho il 100%, non mi conviene rischiare. Cazzo. Ho fatto schifo. Meno male che avevo tutti sti wisp, perché ho fatto veramente schifo. Mi sono impanicato completamente. Soldi. E la carta di Hermit. Ce la usiamo dopo mamma, perché il tempo non è tanto. Per dopo mamma intendo dopo la boss rush. Polaroid, patto, lamento di Tears, va bene. Cazzi. Che palle, devo per forza prendere danno. Brother Bobby per conjoined, quell'altro per difesa oppure quell'altro per curarmi ancora di più. Sono indeciso. Perché prenderei Maggie's Bow, onestamente. Giusto per star tranquillo. Se no posso fare 2/3 di conjoined. E se per caso becco la Bibbia mediante il rosario, magari la trovo al negozio, posso usarla per prendermi l'altro pezzo di conjoined. Ma forse era nel piano prima. Anzi, sicuramente. Però conjoined effettivamente, se riesco a ottenerlo, mi dà molti più vantaggi. Scusa un attimo. Perché devo perdere perfection? Aia. Aia. Mi piace che questo è il mio danno base, non ho moltiplicatori, cose, se prendo danno non succede niente. L'avrei preso comunque.
Sì, ma no, non contavo di farmi la boss rush senza prendere danno. Mi ero semplicemente dimenticato della possibilità di poter droppare l'oggetto, se no l'avrei fatto fuori da questa stanza. Maledizione ai proiettili lenti. Nemici veloci, proiettili lenti. Citazione incredibile. Io quelle poche volte che ho perfection rimuovo dal mio cervello la consapevolezza di poterlo droppare. Ogni volta lo perdo perché non l'ho droppato. Non è così facile da ricordare, io sono sorpreso di essermelo ricordato. Non colgo la cheat. Animali veloci, bambini lenti. Allora, è un programma dei Griffin che si guarda Peter, dove si vedono dei bambini grassi, lenti che scappano e degli animali tipo dei puma super veloci che li inseguono. Però esiste anche una band che si chiama così. Ovviamente citazione a questa cosa, immagino. Fast Animals, Slow Kids. Niente, Isaac quando non è Tainted Lost per me è veramente un gioco defaticante, porca troia. Certo, cerco di fare bei punti, però. Però almeno mi sto divertendo. Aia, cazzo, creep, chi l'ha visto? Esatto, sì. Non so se sono una band italiana, non mi ricordo. Che ho il vago sentore di sì, ma non. Cioè, magari sto dicendo una stronzata. Bene, altri soldi. Riprendiamo il nostro perfection. Non abbiamo tantissimo tempo. Però ce la dovremmo cavicchiare. Questo lo prendiamo perché sì. Questo lo prendiamo perché sì. Questo lo prendiamo perché sì. Devo passare a prendere la Chaos Card. Sono stupido. Ho perso perfection. Ho perso perfection. Grazie, però. Mi sono distratto perché volevo prendermi quel cazzo di cuore. Già.
ero nel mindset di averlo droppato, non è stata una scelta saggia. Devo scappare. Devo scappare, sì. Il bello è che non sono neanche riuscito a ottenerlo, perché con le bombe ho detto non ce la faccio, dopo mi uso un cuore che me ne frega. Solo che no, assolutamente no, non è così che va. Siccome questo, il Rotten Heart che avevo prima mi ha fatto sentire talmente tanto tranquillo, ne volevo un altro. Warm friend lo prendiamo. Oh, comunque un po' me l'hai buttata però. Veramente non mi ha dato manco un attivo. Sì, però io l'avevo droppato, mi sono dimenticato di averlo ripreso, porca troia, è quello il problema. Trinket sostitutivo, che fa schifo, però almeno. Probabilmente non l'avrei perso per un po', perché per ora sto andando, però arriverà il momento, cioè non è che sono così bravo o potente da farmi l'intero gioco senza, però più lo tieni chiaramente meglio Dovrei farcela ad arrivare da Ash. Sarebbe molto triste se non ce la facessi. E che com'è triste che non mi sia uscito il patto. Però almeno non abbiamo corsa. L'oggetto onestamente ne avrei fatto anche a meno, però ok. Inutile, altra stanza inutile. Con tutta probabilità, però abbiamo un oggetto almeno. Quindi non è del tutto inutile. È buono e cattivo? Non lo so. Però è un oggetto. Se vogliamo possiamo bombardare il boss finale, come se non ci fosse un domani. Quindi abbiamo sconfitto la profezia del non attivo, almeno. Oh, c'è ancora qualcuno. Dai che mi devo muovere. Non c'ho tempo, dovrei skippare le stanze magari. E che comunque sono abbastanza veloce a ripulirle. Cioè qua faccio prima ad ammazzarli tutti che cercare di arrivare in modo sicuro fino alla porta. Perfetto, ce la facciamo. Non so se riusciamo a ottenere il patto, ma ce la facciamo.
Allora, il patto c'è uscito, Ash c'è uscito. Andiamo al patto e Genesis. No, perché dovrei? Perché ho uno slot in più per l'attivo, quindi lo potevo comunque prendere, però no. Carino, vabbè. Eccola la bifia. Allora, questo lo prendiamo. Questo lo prendiamo. Mi dovrebbe aumentare un pochino il danno. Purtroppo ho subito prima preso un aumento di danno, quindi è normale che non si veda. Chiaramente prendo questo. Mi ha dato il volo, bene, ottimo. Ha più senso questo, decisamente. Possiamo andare. Quanto tempo mi rimane per la live? Ah, sia chiaro, ho detto che Matchbook è un aumento di danno leggero perché ho Black Feather, non perché lo sia di suo. Venti minuti, ok. Non è buonissima come cosa. Lovers, Empress, ci portiamo a Empress. Però in realtà ce la dovrei fare. Vedo che il comando uptime non funziona. Aia. Non l'ho proprio visto, ma va bene. Sti cazzi. Oddio, dovrei usare anche la Bibbia per avere i Wisp almeno. Sto odiando Twitch in una maniera proprio viscerale, mi spiace. Questo purtroppo passa. Sarebbe figo poter giocare con questo, però... prude il naso. Lo facciamo giusto perché possiamo generare cuori. No, Soul of the Lost stavo per dire, ah bello, un alimento. No, non è un alimento. L'ultimo. Decisamente inutile. Devo portarmi l'overs. Un altro Hexax. E questo? Tears up, bello. Non ho più vita. Però conto sul fatto che probabilmente me la rifaccio. C'è tipo. Buono, ok. Dobbiamo solo trovare una stanza piena di nemici. Non
questa. Possibilmente una stanza grande. Va bene, va benissimo, direi. Ok. Battiamo il boss, magari, come prima cosa. Perché no? Non l'ho raccolto proprio per quello, perché sono stupido e non ci ho pensato. Ok. Pillola. Mi pare che l'ultima che ho preso fosse un tier sap. No. Oh, la cappa. Dovrei usare la Bibbia, me lo dimentico. Hai poco meno di 15 minuti, ce la dovrei fare. Aia. Non so come, però ok. Ce la dovrei fare, spero. Perché comunque mi serve esplorare. Però per fare un piano 15 minuti dovrebbero bastarmi, scusami. Ah, sì, hai detto poco meno, però dico... Devo farmi solo l'ultimo piano. Mi sono distratto. Stavo leggendo la chat. Puttana miseria. Punti buttati proprio. Speriamo che ci sia qualche attivo buono. Allora, intanto abbiamo Bookworm. I colpi autoguidati non ci servono. Sono tentato di prenderlo sui milk. Sono molto tentato di prenderlo, non lo so. Prenderei anche questo. Non so cosa fare, sta andando così bene così, forse non mi conviene. Devo prendere anche col famiglio, idealmente.
prendi. Ah, vabbè, giusto una volta così. Vabbè, dai, proviamo. Mi ha praticamente invertito il danno alle tears. Wow, mi sembra molto meglio. Perché almeno adesso li colpisco facilmente i nemici. Grazie. Non avevo il coraggio di farlo io. Mi sa che così facciamo anche prima. Divento Lazzaro. Correre, correre, correre e mi prude il naso. Terribilmente. Avvertimi quando ne mancano 5, per favore. Io sono fiducioso di farcela, ma non si sa mai. Che ti dico, prendo la mannaia, secondo me funziona meglio. Yes, grazie. Che è tutta sta roba? Desa, buono. Pillolone. Più per te. Ah, ok. Aia. Decisamente no. Per una volta sto giocando con i due analogici per sparare a 360 gradi, comunque ce l'abbiamo fatta. No, ho sbagliato. Io adesso direi che lo macelliamo il boss. Non so cosa è successo, ma ok.
Bella merda, però mi sono divertito almeno. Devo staccare, devo per forza staccare.